Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi uno dei tanti video che porterò su Hunter x Hunter, dato che me li avete chiesti in tantissimi. In particolare, come primo video, ho deciso di portare 10 curiosità su Killua Zoldyck, ovvero uno dei miei personaggi preferiti non solo di Hunter x Hunter, ma in generale fra tutti gli anime. Inoltre ragazzi, prima che incominci il video, vi lascio un pull in alto a destra e voi dovrete votare quale altro personaggio di Hunter x Hunter volete che porti come prossimo video. Prima che inizi definitivamente questo video, vi avviso che se ancora non avete visto Hunter x Hunter ci saranno degli spoiler, dunque vi invito assolutamente a guardarlo perché è uno dei migliori anime, se non il migliore. Detto questo, vi invito a passare dal gruppo Telegram, pagina Instagram e server Discord che trovate tutti in descrizione, e detto ciò, possiamo pure iniziare. Tra i quattro protagonisti principali, Killua è il più giovane. Infatti, durante la prima fase dell'esame Hunter, conferma che la sua età è quasi di 12 anni, proprio come Gon. Il compleanno di Gon è il 5 maggio, mentre il compleanno di Killua è il 7 luglio, rendendo Killua più giovane di Gon. Non contando i personaggi principali, Killua è l'unico con i fratelli. Killua è il terzo trasmettitore della famiglia Zoldyck, dopo Zeno e Silva. Tutti hanno anche capelli d'argento, un tratto che si trova in tutti i trasmettitori noti della famiglia Zoldyck. La serie del 2011 ha aggiunto alcune scene in cui Killua e Canary si sono incontrati per la prima volta da bambini. Cercò anche di fare amicizia con Canary, ma non tentò mai di offrirgli un teschio animale. Killua è occasionalmente disegnato con caratteristiche feline, zampe, orecchie e bocca, in situazioni umoristiche, molto simile a Botan di Yu Yu Hakusho, che per chi non lo sapesse è un'altra opera dello stesso mangaka. Nella versione francese di Hunter x Hunter, Killua è soprannominato Lukia da Leorio. Il nome di Killua in giapponese è scritto come Kirua, combina le traslitterazioni giapponesi delle parole inglesi kill, ovvero Kiru, e killer, Kira. I colori degli occhi di Killua sono stati spostati nella serie del 1999, sebbene inizialmente blu scuro, le sue iridi diventarono verdi nella serie OVA. Nella serie del 2011 invece i suoi occhi sono tornati al blu scuro, proprio come nella versione del 1999. Killua è al primo posto in tutti e tre i sondaggi sulla popolarità dei personaggi che sono stati condotti finora da Weekly Shonen Jump. I fan hanno dichiarato che i suoi umori cambianti e la forza di Killua gli hanno dato molti punti. Qua in sovraimpressione trovate la tabella che ho riprodotto io secondo la sezione Hunter x Hunter Manual, che si trova nel libro dei personaggi ufficiali di Yu Yu Hakusho, che indica le statistiche di Killua secondo le varie saghe. Non ve le sto qui a elencare perché appunto le trovate qua in sovraimpressione. Ok ragazzi, io spero che questo video di queste 10 curiosità su Killua Zoldyck vi sia piaciuto. Vi ricordo di votare il pool qua in alto a destra per i prossimi video curiosità su Hunter x Hunter. Detto questo, io vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non lo aveste fatto. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.